Ci troviamo a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Lido d'Arsa è una spiaggia senza barriere. Un progetto in particolare sia per persone che possono camminare, ma anche per persone che non possono deambulare, che sono appunto in sedia a rotelle. Noi offriamo il servizio di balneazione. Abbiamo diverse sedie, job, chiamate così, che permettono a questi utenti di poter entrare in acqua. È bello vedere anche le persone che dopo anche 20 anni riescono a fare il bagno e si emozionano. Grazie anche all'utilizzo di questo defibrillatore che ieri si è potuto salvare la vita a un turista che è collassato mentre era sotto l'ombrellone, e grazie anche al primo intervento di un infermiere che per fortuna era pure nostro ospite. Maurizio è vivo e è qui con noi, e alla memoria sua continuiamo nel donare agli altri. Esattamente, abbiamo donato questo defibrillatore in sua memoria il giorno del suo compleanno. Sono contenta perché sicuramente anche lui è contento che ha salvato una vita umana, e continueremo sempre ad aiutare il prossimo come voleva lui. Non siete nuovi a questi gesti, io con le telecamere c'ero quel giorno a Palermo al Civico quando avete donato e seguito la volontà sua le sedie per la chemioterapia. Avevo promesso, quando facevo la chemio, di donare una poltrona, ma noi con l'aiuto delle persone che hanno tutti collaborato ne abbiamo donato 3, e oltre a questo abbiamo donato la corona in chiesa madre alla Madonna del Soccorso. Si era scritto pochi mesi prima all'associazione Amici della Salute, ha aperto uno sportello sopra la farmacia, e ad Alcamo abbiamo donato delle cose che la presidente ci ha detto che aveva di bisogno, con grande affetto, sempre in sua memoria. Dove la trova questa forza di continuare, andare avanti? Sì, esattamente quello che dici tu, perché io sono una timida, ma purtroppo lui mi dà sempre la forza di andare avanti e di continuare il suo progetto. Era uno che aiutava le persone che avevano di bisogno. Maurizio era l'amicone di tutti, quello che non si tirava indietro, la spalla su cui piangere e la persona con la quale ridere. Con la sua sofferenza aiutava sempre gli altri e diceva: io sto bene, tu come stai? Vengono amici e parenti a venirla a trovare. È ricordato da tutti. Le vuoi dire qualcosa a chi ha avuto il piacere di conoscerlo? Non c'erano barriere per lui.